Mentre Conte parlava, lei faceva un bagno di folla. Non l'ho sentito? Ho letto le sue dichiarazioni di una banalità sconcertante, però ognuno fa le sue scelte. Io lo ripeto, l'onore, la dignità, la libertà, la bellezza di girare per il mio paese a testa alta senza essermi svenduto vale non 7 ma 77 ministeri, quindi possono scappare per qualche tempo ma non potranno scappare all'infinito. Adesso li vedremo alla prova dei fatti cosa faranno sulle tasse, sul lavoro, sulla sicurezza, sulla scuola, sull'ambiente, sulla famiglia. Siamo pronti e prima o poi si vota, eh? Possono scappare per un po' ma non possono scappare all'infinito. Secondo lei quanto durerà questo? No, non faccio pronostici. In un paese normale non sarebbe mai nato, perché è un governo che non è d'accordo su nulla tranne che sulla paura di andare alle elezioni per perdere la poltrona, e l'hanno pure detto. Mettiamoci insieme anche se ci facciamo schifo, perché se andiamo alle elezioni perdiamo e la gente ci manda a casa. Ditemi se è un programma di governo. Facciano loro, vi posso solo dire che se proveranno a smontare quello che abbiamo costruito in un anno di fatica tornando alla legge Fornero e riaprendo i porti, li teniamo giorno e notte chiusi in questo Parlamento. Giudicheremo dai fatti, sicuramente passare nell'arco di una settimana dal Ministero del Lavoro al Ministero degli Esteri, o sei un genio o... Però non giudico, vedremo dai fatti, io non ce l'avrei mai fatta. Se mi avessero detto: Salvini, da ministro dell'interno, va a fare il ministro degli esteri, io ho detto: ragazzi, no, faccio il ministro dell'interno, non faccio il ministro degli esteri. Ammiro questa abilità, che è anche quella di Conte, che dichiarava: non governerò mai col PD. Vabbè, fa niente, li giudicheremo dai fatti, dai. Matteo!
Grande, 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 grande